è stato girato, dove il sindaco diceva: a voi assegnatari, quando entrerete là entrerò insieme a voi, mi prenderò la denuncia. 18 mesi, vi daremo le chiavi, entrerete dentro le case. Sono passati 4 anni, è stata fatta, diciamo, si è sciolta la convenzione, si è acquisito il terreno, si è trascinata le costruzioni, si è nominata la commissione che doveva valutare il valore del costruito svalutato per i vandalismi e tutto il resto. Hanno chiuso e sottoscritto a 4,9, ha fatto tanto di titoli. Le case sono nostre, oggi potremo ridare dignità agli assegnatari, gli potremo restituire i soldi, potremo completare il cantiere, abbiamo già fatto tutto. Ebbene, 15 giorni fa è andato in consiglio comunale e ha sospeso gli atti di affidamento. Uno, la sospensiva deve avere al suo interno lo spazio temporale, deve indicare per quanto tempo sospende. In quella delibera c'è una sospensiva senza il tempo, potrebbero essere 10 anni. Ebbene, la legge è chiara rispetto a questo, lo tengo anche scritto qui perché io non sono un tecnico, quindi mi annoto le cose per essere preciso. C'è una legge che dice che la sospensiva, se non porta al suo interno indicato lo spazio temporale, l'atto è nullo e la sospensiva può essere al massimo prorogata una volta, ma la somma dei due atti non può raggiungere e superare i 18 mesi. Vogliamo vedere quanto tempo dura questa sospensiva. Ma scusate, noi abbiamo di fatto comprato le case con i soldi nostri, tutti, non con quelli degli assegnatari, con i nostri, 4,9 milioni. Ricordate le altre voci che vi ho detto, sommate anche questi 4,9 là. Poi vediamo se stiamo in parità di bilancio oppure se siamo sulle soglie del dissesto, se non ci siamo già abbondantemente dentro. 4,9. Noi sospendiamo gli atti. Hai fatto un bando. Quando tu metti in vendita un bene e sei un ente pubblico, hai l'obbligo di verificare a monte se ci siano pendenze, se ci siano terzi che avanzano pretese rispetto a questo o qualsiasi altra cosa. Una volta che l'hai messa a bando, questa ditta che ha vinto, perché non firma il contratto? Ha vinto, è stata aggiudicata in maniera definitiva, deve firmare il contratto e deve versare la prima tranche. Poi eventualmente dovessero uscire gli interessi di terzi, poi dopo li vediamo, perché tu non lo dici chi sono i terzi. Non vorrei che i terzi fossero magari quella famosa società che comprava da ACP Futura i beni, diciamo, commerciali, le strutture commerciali sotto. Diciamo, c'è una denuncia rispetto a questo e c'è, credo, un primo grado che si è esaurito con la condanna e sono in secondo grado, in cui si acquistava da ACP Futura a meno del costo di costruzione e si rivendeva a mercato, a valore di mercato, ai privati. Quella ditta, diciamo, è di fatto indagata e non credo possa avanzare nessun diritto rispetto a quelle strutture. Ma non è un problema nostro. Devi continuare l'affidamento, devi garantire gli assegnatari, devi assolutamente, se non firmano il contratto la ditta, devi riscuotere la polizza fideiussoria. Lo devi fare. Altrimenti significa che c'è qualcosa che non va, forse avevi promesso quello che non si può mantenere, forse il ricorso fatto dalla curatela fallimentare rispetto ai 4,9 che ha detto tu me li devi dare subito, nel momento in cui firmi il contratto devi prendere i 4,9 e li devi dare a me e io devo pagare i creditori e non ne puoi fare un uso diverso, quindi tu avevi fantasticato come sempre hai fatto negli anni qui a Bellizzi, non pagando mai gli espropri. Hai preso degli impegni e li hai disattesi, così volevi fare anche con la curatela, però in mezzo ci sono le famiglie che ancora stai prendendo in giro dicendogli non ti preoccupare, è tempo di poco, questa cosa la risolviamo e poi andiamo avanti. Voglio vedere come lo fai, voglio vedere come lo fai. Vogliamo parlare della società in house.